Primo importante sequestro di botti in provincia di Napoli e, come spesso accade, la realtà supera la fantasia. I carabinieri hanno infatti sequestrato a Mugnano 3 quintali di fuochi pirotecnici illegali a forma di babà. Un uomo di 61 anni, Angelo Ceparano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Le bombe artigianali erano sparse in varie stanze della casa in via Aldo Moro, in pieno centro abitato. Sul posto sono stati fatti intervenire gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli, che hanno provveduto alla catalogazione e al trasporto in sicurezza del materiale pericoloso, in mezzo al quale spiccano bombe carta di fabbricazione artigianale a forma del dolce tipico napoletano. In questo periodo le forze dell'ordine aumentano i controlli proprio in vista delle festività e della notte di fine anno, nel corso della quale resiste la tradizione a Napoli e in Campania dell'esplosione dei fuochi artificiali.